Benvenuti, io ovviamente questa sera non sarò da solo, ma la mia copresentatrice, o meglio la presentatrice di questa serata, la dobbiamo accogliere non con un applauso, ma con un battito di mani a tempo. Alma, detta al tempo tu. Su, 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 su. Aspetta, no, no, esci fuori, mi hai rovinato tutto! Come mi hai rovinato tutto? Mi hai rovinato tutto! Signori e signori, continuate! Signore e signori, direttamente dalla Campania con un peso di 25 kg, la presentatrice più verace del Sud Italia, Fabiana Affusco! Buonasera a tutti, grazie! Mi ha rovinato tutto! Ma scusami, ma io quando sento musica non riesco a fare niente, mi devo muovere. E allora, sai che facciamo? Dì. Noi diciamo semplicemente che questa è la seconda serata del Yalotuhua Music Festival. Oggi si esibiscono band di inediti e io direi di presentare subito la band, visto che sono già in posizione, e poi parliamo di tutto il resto, anche perché il pubblico ancora è presto, la serata è lunga, finiremo alle 6 di domani mattina, io e le mani non abbiamo un buon rapporto neanche per girare le pagine. Tocca a te. Posso? Allora, loro è un progetto nato da qualche anno, nel 2011, ma che basa le proprie radici molto lontano, nella tradizione calabrese. Esattamente, infatti il loro modo di fare musica è basato sul tradizionale e contraddistinto però da forti sonorità moderne che variano dal pop alla world music all'Irish folk. Il loro obiettivo è far sì che la tradizione continui a vivere guardando al futuro con entusiasmo, complice la varietà di suoni che rende questo gruppo inconfondibile. È inconfondibile veramente, io mi sposto altrimenti non passo, perché loro sono il nuovo suono battente! Una band poliedrica con ragazzi che vengono da Brancaleone, Condofuri, Samo, Ardore. Sono il nuovo suono battente. Il loro progetto nasce nel 2011, ma affonda le radici nella tradizione popolare calabrese. Allora, siamo in compagnia di... Alessandro Foti. Giuseppe Ferraro. E allora chiedo, come definireste il vostro stile? È uno stile un po' particolare, cioè non facciamo soltanto popolare, ma facciamo un mix di pop, folk, un po' di tutto, diciamo. Abbiamo dei mischiamo dei generi e vediamo cosa esce fuori, diciamo. Diciamo che il nucleo forte, però il cuore, è rappresentato dalla musica popolare calabrese. Ci puoi dire come nasce questo amore per la musica popolare calabrese? Allora, in primo luogo nasce sicuramente l'amore verso la musica, che ci lega un po' tutti, diciamo. E poi cerchiamo di sfogarci con la musica appunto popolare. E il nostro genere è diverso, come appunto diceva Alessandro, e cerchiamo di differenziarci dagli altri gruppi perché non facciamo solo tarantella e musica popolare, ma facciamo anche altri generi come musica tipo pizzica e altri ritmi di musica. Bar. E ci sono anch'io che faccio a modo mio.
spettacolo è finito, non esisti arti, non esisti giù, rimangono le tragedie che senti in TV. Grazie. Alessandro si prepara con la battente. Noi stasera credo che siamo l'unico gruppo etnico a cantare. Però non ci limitiamo solo alla tarantella, ma facciamo anche musica di altro genere. Ed è la prossima canzone che stiamo per fare. Genti! Oh!
paga giù lì. E con un voli da stato da vaso, oi lì, oi là. Quanta gente può molto ci sta, oi lì, oi là. Quanta gente può molto ci sta. Cada tripartista.
brano, noi stasera vi salutiamo. È uscito da pochi giorni, poche settimane, il nostro primo CD, e ve lo dico su questa canzone perché il nostro CD prende il titolo appunto da questa canzone, che è Fammi Cantare. E noi vi salutiamo con questa canzone, Bella Madonna. Fammi cantare, fammi cantare, fammi tangere e sospirare, ma su cuore Fammi cantare, fammi cantare, fammi giangere e sospirare, ma su cuore volatia, oh bella Madonna.
Un altro applauso, il nuovo suono battente! Dov'è l'applauso di Bova Marina, gli Allotura Music Festival? Ma fai il muratore di mestiere tu, questa cazzuola, fammi ballare, ping, 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 e la zappetta, vedi? E per mettere lo stucco praticamente, non so, il cemento e via. Voi vi siete già presentati, io mi tengo l'asta che così mi muovo meglio, dai, facciamo così. È più bello con l'asta, beh, uno non si muove, vedi, va a te, dirigevi l'orchestra. La giuria appena ha votato me lo dica, che devo dire una cosa in pubblico. Quindi, mentre la giuria vota, noi vi ripresentiamo e la band intanto incomincia a smontare. Abbiamo Vincenzo Cosmano al basso, Vincenzo Baramo all'organetto, non so come si diceva, Baramo, variamo in mano, variamo, Alessandro Foti alla chitarra classica, Alex Bruzzaniti alle percussioni, Giuseppe Ferraro alla cazzuola e Alessandro alla chitarra battente. E quindi io so che la nostra Fabiana voleva fare una domanda a qualcuno di voi. Vincenzo, se ne è scappato. Vieni qua un secondo, il nostro fisarmonicista. Nel frattempo possono salire la seconda band e iniziare a montare. Vieni allora, qua. Allora, mi devi spiegare il perché di tre organetti. Non mi ha calcolato di striscio, ti do il microfono io. Scusa, mi ha fatto il nome. Per levare tonalità delle canzoni. Vai tonalità, in sol, la diesis, mi, vai tonalità. E per accordare ci vogliono tre organetti. Complimenti. Grazie. Bravissimi tutti quanti. Perfetto. Giuria, come siamo col voto? Finito, fatto, ancora no. Due minuti, allora votate, va bene. Allora la dirò dopo la cosa. Noi intanto ringraziamo ancora il nuovo suono battente. Beh, abbiamo cominciato in maniera molto veloce, la luce, mi hanno raccomandato i punti luce. Abbiamo cominciato molto velocemente per avere il tempo durante il festival di spiegarvi dove siamo e perché siamo qui. Innanzitutto, se ci sono, e ce ne sono, tanti turisti che vengono da fuori, benvenuti o bentornati a Bova Marina, per noi è un grande piacere accogliervi nella nostra città. Beh, allora vale anche per me, scusa. E vale anche per te perché sei campano. Beh, allora grazie. Ma no, di dove sei precisamente? Di Napoli. Ah, sei proprio di Napoli. Napoletana verace. Ma è verace, ma l'avete sentita come la faccio? Non si può dire. Esattamente. Siamo agli Allotura Music Festival e io, Fabiana, direi di introdurre questo festival come sai fare solo tu. Esattamente, quindi arriva Bova Marina, città che ha la musica nel suo DNA, la prima edizione della kermesse rivolta alle band emergenti, la prerogativa di attingere alla creatività della musica senza alcun confine, unito al dinamismo e alla qualità delle band e degli artisti selezionati. Sono tutti elementi che vogliono rendere il festival un'occasione per chi è appassionato di musica di avere l'opportunità di esibirsi e di farsi conoscere. Infatti troppo spesso nella nostra terra mancano proprio le occasioni per le band emergenti di farsi sentire. Per noi l'occasione ovviamente non è il concerto al ristorante, l'occasione è salire su un palco, fare gavette e farsi conoscere da un pubblico vasto, perché, lo ripeto, scusate se ripeto la parola troppo spesso, ma è così, si dà troppa attenzione a gente che magari viene dai talent show tipo Amici, da posti del genere, che di talento, detto sinceramente, non tutti ne hanno tantissimo. Queste band invece, ve lo assicuro, lo state sentendo, sono piene di talento, o no? Fatemi sentire, per incoraggiarmi. No, ancora si devono scaldare, anche se già qualcuno mi ha detto che mi fanno male le mani, però pazienza, gliele faremo battere ancora più forte. Questo è un festival autofinanziato, completamente indipendente, quindi non fa riferimento a nessuna major discografica, ma è stato organizzato dalla Consulta Giovanile. Io non so se c'è Leo Plutino, perfetto, c'è, che è un referente della Consulta Giovanile che si sta costituendo, quindi facciamo un applauso a Leo Plutino, Consulta Giovanile di Bova Marina, buonasera, vieni qua con noi. E allora, ti do il microfono, so che tu vuoi fare dei ringraziamenti, vuoi soprattutto spiegare ai cittadini che sono qui cos'è la Consulta Giovanile. Niente, non saremo lunghi, anche perché la serata ancora, come dice Silvio, sarà più lunga dei ringraziamenti, visto che fino a notte fonda, diciamo, fino alle mattinate, saremo insieme a tutti voi. Voglio dare innanzitutto il benvenuto a nome di tutti i giovani di Bova Marina ai gruppi che sono sul palco del Allotura Music Festival. Noi ce l'abbiamo messa tutta ad essere accoglienti al massimo con voi, speriamo di essere stati di vostro gradimento in questo senso, e se abbiamo sbagliato in qualcosa cerchiamo di migliorare sempre. Dobbiamo fare dei dovuti ringraziamenti innanzitutto all'amministrazione comunale e alle associazioni di volontariato, alla Lados e all'Ampana,
che ci daranno un aiuto questa sera per quanto riguarda la festa in spiaggia. Poi dobbiamo ringraziare le giurie, quella di ieri sera e quella di stasera che poi Silvio presenteranno. Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutti i giovani i presentatori Silvio Cacciatore e Fabiana. Facciamo un applauso perché gratuitamente hanno dato una mano a tutti noi. Poi voglio ringraziare ovviamente tutti i giovani che hanno dato una mano per realizzare tutto questo, però in modo particolare Mario, Micheletta, Sonia, Alma, Angelo e Salvatore. Poi voglio ringraziare Giovanni Albanese e Silvia Legato, che anche loro gratuitamente ieri si sono esibiti su questo palco. Poi tutti i commercianti bovesi ovviamente che poi Silvio e Fabiana nomineranno. Ringrazio Telemelito e Telebove Marina per le riprese e per la sala stampa e in modo particolare ai cameraman Giovanni Romeo e Massimo Romeo. Massimo Palamara, scusatemi. E Leo Romeo pure come supporto a Giovanni, ok. Poi voglio ringraziare il signor Marino Gelsomino che ci ha gentilmente concesso il gruppo elettrogeno per farci suonare questa sera sulla spiaggia. Caterina Riti e Maria Genova che con le loro macchine fotografiche hanno immortalato ogni momento delle nostre serate. Poi voglio ringraziare anche gli standisti che hanno dato una mano, sono la Cantina Cupri, la Ginestra e poi l'Associazione Quo Vadis e l'Artigiano Siviglia. E poi anche a chi stasera, nonostante diciamo la baldoria che faremo, ci sopporterà. Ok, invito ovviamente tutti alla fine del festival qua, dopo la premiazione, tutti in spiaggia che faremo una grande festa per stare tutti insieme. Questo è lo spirito della consulta dei giovani, stare tutti insieme per fare qualcosa di importante per il nostro paese. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a Leopoldino. Fabiana, prima di presentare la prossima band, io volevo invitare Alessandro, ci raggiungi un secondo? La giuria ha votato, quindi lo possiamo fare. Ah, ora vi spiego anche il meccanismo della giuria. Vieni qua. Ti cedo un secondo la mia carpetta, perché volevo una terza mano ma non ce l'ho. Il Yellow Tube Music Festival è suddiviso in due serate, questa è la seconda. Ieri c'erano le cover band, quindi le band che si esibiscono con musica non propria ma di altri artisti. Questa sera ci sono gli inediti, cioè band che si esibiscono con musica autoprodotta. Lui ha appena suonato con il nuovo suono battente Gli Inediti, ma era in concorso anche ieri, quando c'erano le cover band. E ieri, no, l'altra mano, ha vinto la prima tappa del Yellow Tube Music Festival. E ve lo volevo ripresentare. Alessandro, ancora complimenti. Niente, a posto, tanto la giuria ha votato, c'è una giuria di qualità che presenteremo tra poco, che voterà sulla base di alcuni criteri predefiniti tutte le esibizioni degli artisti di questa sera. Ma noi andiamo avanti, grazie mille Fabiana, lascio a te l'inizio della presentazione del prossimo gruppo. Allora, il loro stile musicale nasce dall'incontro del blues ed altri generi con la tradizione popolare calabrese. Tra i suoni dell'uno e quelli dell'altra, la passione per il rock e i suoi elementi, la tradizione letteraria dei calabresi e le sonorità date dagli strumenti di questo popolo sono gli ingredienti di questa mescolanza. E ricordatevi questo termine perché adesso capirete. Infatti il loro nome deriva proprio, diciamo, dalla mescolanza e l'incontro di sonorità diverse. E quindi, signore e signori, vi presentiamo i Mistura! Il gruppo Regino dei Mistura nasce nel 2010, 5 elementi con una presenza femminile, uno stile musicale intenso, sintesi in divenire fra blues, reggae e dintorni, testi in dialetto e strumenti tradizionali, una mistura appunto. Li presentiamo. Mimmo. Domenico. Antonio. Allora, chiedo a Domenico, cosa è venuto prima, il vostro stile o il nome della band? Allora, eravamo degli amici che si riunivano per suonare. Suona oggi, suona domani, suona una volta una cosa, suona un'altra volta un'altra. Non sapevamo come chiamarci, non sapevamo quale potesse essere il nome di questa mistura. Così come lo sto dicendo adesso a te, è venuto anche a noi il nome per questo gruppo. È una mistura e venuto quindi prima lo stile e poi così all'improvviso è venuto il nome, come una
un'illuminazione durante una chiacchierata. Vorrei chiederti, e tu che sei l'autore, a te che sei l'autore dei testi, come nascono i testi delle vostre canzoni e perché la scelta del dialetto così rigorosa? Allora, bisogna precisare che oltre a dei testi inediti che scrivo io, utilizziamo anche testi che appartengono alla tradizione calabrese, quindi sono inediti ovviamente, non inediti. Quelli inediti nascono come nascono tante altre cose, da una magia, un lampo, un momento di ispirazione e poi ecco che viene fuori un testo che nel gruppo mistura poi non sempre trova subito una facile collocazione, perché nasce un testo, poi magari viene un po' anche trasformato, viene adattato alle esigenze musicali della mistura, che è abbastanza complessa, e alla fine il dialetto, perché lo trovavamo originale, perché fa parte del progetto Mistura, che è musica appartenente agli stili, direi, mondiali. Noi diciamo che la musica nasce originariamente in altri luoghi, però poi noi l'abbiamo importata, l'abbiamo impiantata e quindi l'abbiamo fatta crescere un po' con noi. Infatti ci definiamo un po' autoctoni, no? Come stile musicale. E il dialetto per essere in stile con la mistura, quindi noi facciamo samba col dialetto, facciamo il reggae con il dialetto, facciamo il jazz con il dialetto, è anche una sfida per renderlo musicalmente, per sentirlo anche su generi che non si è propriamente abituati ad ascoltare, no? Did you know that?
passeando su per guai, ti sei fare immaginare a contare già dal pezzo che tocca lo fondone, ti vorrei giù sapere, fai resuscitare i morti e dal basso misurato con i santi, fai ballare a quest'angolo per forti, a quel muto tu lo fai gridare. Oi, corvo niruki, tu vai
che ci fermo, con il rimanere meno se ti fai, portatemi sti mastri e sti pitturini, mi si manuzza caccia quando vai, la caccia si ti furo sdamo, la tengo sui miei che vai a mano, e col bonino che tu vai girando, da questa lunga non c'è bugeria. Altro testo inedito dedicato a una donna che ha fatto tanto in questo mondo, adesso non c'è più. La storia di la mia.
fantasia, suonando non abbandonava mai il suo sorriso, cantava contro l'armi da sto mondo, può ballare così in un paradiso. Balla così in un paradiso. Allora ve li presento, Mimmo Maghetta sta suonando la chitarra, Antonio Calando sta suonando il basso, Giuseppe Giordano suona la batteria, accanto a me la bellissima Teresa Triolo, io sono Domenico Medietro. Siamo in mistura. Allora vi salutiamo con l'ultimo pezzo. Gli strumenti tradizionali devono essere accordati ogni 3 minuti, quelli tradizionali, tradizionali fatti a mano. C'è umidità come questa sera, la lira Bravo.
potra madrilana. La capacità catarina in cicci, catarine. Insomma, una mescolanza davvero, avete fatto 16.000 generi, ma bellissimo, ben amalgamati. Ma io le domande le lascio a Fabiana, che sta facendo gavetta come presentatrice. E quindi, Fabiana... Sempre i compiti più difficili. E certo. Ti do il mio. No, facciamo gavetta anche noi come risponditori. Ah, ok, però... Per cui... Allora, no, più che altro la curiosità, com'è che vi siete uniti suonando, facendo, diciamo, generi differenti? Com'è che vi siete ritrovati a suonare insieme? Come avete unito questo genere musicale? Perché io non sapevo che cosa suonare, lui non sapeva che cosa suonare, lui nemmeno, poi è arrivata lei. La voce si è sentita. Suoniamo tutto. Sappiamo cosa suonare, suoniamo tutto. È uscita la mistura. Bravissimi, il nome rispecchia a pennello quello che fate, tra l'altro gradevolissimo. La giuria sta votando, la seconda band in concorso al Youtube Music Festival come inediti sono i Mistura. Un applauso, grazie.